Oggi parliamo di bot, che non sono quelli che si trovano in banca evidentemente, ma sono dei software. Se guardiamo su Wikipedia troviamo una doppia definizione. Da un lato è un programma che utilizza per l'accesso a internet gli stessi canali che utilizziamo noi umani. Dall'altra parte, all'interno di un social network, è un sistema che fa credere all'utente di comunicare con una persona umana. Ma perché oggi si parla tanto di bot? Perché saranno il futuro del customer care. Io mi immagino che tra qualche anno il primo contatto che noi avremo per una qualsiasi esigenza, appunto, di post vendita piuttosto che di richiesta di informazioni, sarà in prima battuta gestita da un bot. Ma è giusto che sia così, perché le informazioni di risposta che ci potrà dare saranno molto probabilmente più precise e più veloci di quelle che ci potrà dare un essere umano. La chiave di volta, a mio avviso, sarà riuscire ad integrare l'attività del bot con quella di un professionista e quindi far sì che, diciamo, un contatto di primo livello possa essere svolto da un'entità, da un software, quindi da qualcosa di automatico, che poi possa, in funzione di come si evolve il rapporto con l'utente, passare, diciamo, la palla a un team di esperti che possano assolvere all'esigenza. Credo che sia il futuro di tutti i customer care, di qualsiasi tipo di azienda, indipendentemente dal settore. Il vantaggio che avranno gli utenti sarà tangibile, ci saranno risposte più veloci, risposte precise, ci sarà una soddisfazione del cliente molto più alta. Questo è uno degli esempi dove la tecnologia in un campo importante, perché i bot, ricordiamoci, sono software che sempre di più avranno delle componenti di intelligenza artificiale, darà dei benefici tangibili.